io con questa mostra che francamente non avevo assolutamente intenzione di fare, è stata un po' voluta sia da Elisabetta Sgarbi che da Paolo Mereghetti. Erano 20 anni che scattava, stavano tutte nel mio hard disk. È dal 99 che in realtà io mi compro una macchina decente e comincio a scattare delle fotografie. Non mi hanno mai interessato, non mi sono mai interessato ai volti, perché io quei volti ci lavoro dalla mattina alla sera, quindi ne ho, sono esausto di avere sempre in ogni scena mai la possibilità di fare uno sfondo, un qualcosa, un capo lungo, ma c'ho sempre un diluvio di parole e sempre facce, 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 facce. E allora piano piano, con la macchina adatta, con un gusto che si andava sempre più raffinando, ho sempre cercato di indagare un po' quello che avevo sopra la testa. Però alla fine vi posso dire la verità, cioè qua c'è la mia anima è questa, non è che sia così drammatica, però è fatta di sensibilità, di stupore, anche di misticismo in qualche modo, di spiritualità. Cerco delle immagini con dei significati, cerco sempre il mistero della natura, però è anche l'eternità questa, perché la luce esisterà sempre, anche quando esploderà il sole, speriamo il più tardi possibile, però avremo altre luci che arriveranno in un modo diverso, la luce non morirà mai. E quindi questo inseguire la luce è inseguire un po' il tempo, il senso della vita, secondo me. È una parte mistica, spirituale mia, tutto qua. Chi vuol conoscermi meglio, mi conosce per la parte di osservatore nei miei film di commedia, la parte spirituale intima è questa. È un lato mistico, è anche un lato mistico, un lato un po' spirituale, lo è. So preghiere, come ho detto io, senza parole, probabilmente sì. Però quando io scatto è proprio un rito, perché io voglio stare da solo, non voglio nessuno accanto a me, devo stare per conto mio e i punti di osservazione delle fotografie che avete visto sono solo 3. Sono sempre scattate da 3 punti e l'obiettivo è sempre lo stesso, il 14-42 e l'apertura dell'obiettivo è sempre 5-6. Poi qualche volta lo devo aprire ancora un po' di più, o rare volte lo chiudo perché in genere fotografo al tramonto, però secondo me piano piano, con un certo esercizio, con un certo gusto dell'inquadratura, mi sono cominciato, ecco, è diventata una mia passione, forse anche come reazione al mio lavoro. La milanesiana che compie 21 anni e che ha come simbolo la rosa disegnata da Franco Battiato è all'insegna del dialogo dei saperi. Attraversa fisicamente il paesaggio italiano, le città italiane e arriva per la prima volta al Madre per volontà di Laura Valente. Mi auguro che questa collaborazione continui in nome di questo dialogo tra i saperi. Questa mostra è importantissima perché le fotografie esposte di Carlo Verdone, che sono 42, sono foto scattate nell'arco di una vita e per un'intuizione del critico cinematografico Paolo Mereghetti abbiamo convinto, insistendo molto, Carlo Verdone a disporre le sue fotografie, quindi la prima esposizione è un'anteprima mondiale con grande interesse da parte di molti paesi europei che già ci chiedono se possono esporre questa mostra che si porterà dietro il marchio della Milanesiana e il marchio del Madre. Il Museo d'Arte Contemporanea oggi ha il dovere di interrogarsi su quali siano tutti i linguaggi del suo tempo. Quindi noi siamo un museo d'arte contemporanea, ma vogliamo anche stanare i linguaggi, le narrazioni e le nuove culture del contemporaneo. Gli autori siamo in due, io e il Padre Terra, lui vede i colori e io cerco la forma migliore o una frazione di secondo per formarla.